Salve ragazzi, benvenuti su Pieno di Luzio. Che piccola e ignobile storia è questa del marchigiano. Logicamente vi porto una disputa familiare, logicamente. E qui presente ci sono tre attori, tra cui due sono immaginari e uno è qui il protagonista, Luzio. Mi trovo io presente, Luzio, vado con la mia zia nel suo emporio della natura. E logicamente per scegliere dei prodotti agricoli. Voi naturalmente abbiate pazienza che poi avrete modo di capire. In pratica si va lì per scegliere quello che fa più bene per il terreno di mia zia, insomma. E mia zia si affretta e mi dice: trovami un prodotto che vada bene per uccidere le piante, cioè quello che è meglio comprare, capito? Che non faccia male alle piante che mi danno da mangiare. Va bene, guardo un attimo. Guardo nel ripiano. Così guardo. Zia, ma quale ci vuole? Non so. Guarda questa. Qui c'è scritto che uccide le piante. Può andare bene, no? Ah, ma costa 25 euro. No, 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 no. Questa è meglio. Ah, c'è ragione, zia. Sì, uccide le piante. No, via questa va bene. Costa 10 euro, va bene uguale, è ottimo. Andiamo a portare il diserbante al tipo per pagare. E mia zia pone la domanda: senti, ma di questo per ammazzare le piante, quanto ce ne vuole per 10 litri d'acqua? Dipende quello che ci vuoi fare, se ne può usare tanto, se ne può usare poco. Ma no, ma espressamente, cioè quello che diciamo è giusto usare. Vabbè, se proprio te lo devo dire, può andare bene 4-5 tappi, insomma, ecco, 4-5 tappi è la dose giusta per 10 litri e si è sbilanciato. Andiamo tutti belli e contenti a casa. Oh, siamo arrivati a casa. Pompetta prendiamo il diserbante, un altro ce l'avevamo a casa. Io naturalmente mi distolgo lo sguardo e fa: zia, quanti se ne hai messi dei tappi? Lo sai, non l'hai visto? No, non ci ho fatto caso, stavo facendo altro. Quanti vuoi che ce ne metto? 12 litri d'acqua? Quanti ce ne hai messi? Ci ho messo 4-5 tappi, insomma, dai. Alla fine. Ah! È giusto, giusto. Vedo passare mio zio nel campo, che c'è il campo adiacente a quello di mia zia, e io, in maniera un po' perplesso di tutta questa cosa, pongo la stessa domanda a mio zio: zio, ma quanto ci vuole di quello che ammazza le piante per 10 litri d'acqua? E lui risponde: che vuoi che ce ne vuole? Due tappi. E mia zia: a me mi ha detto che ce ne vogliono 4-5 dei tappi ogni 10 litri. E mio zio: ma che te deve dire? La mente è normale. Non l'hai capito? Genialata. E mia zia dice: ah, ma no, guarda che io ce l'ho usato quello vecchio, Naturalmente mica me la faccio raccontare la cosa, è normale, la sapevo. E io te l'ho chiesto perché, non perché quello vecchio so come se l'avevo usato, l'ho usato sempre. Lui mi ha dato una marca diversa, questo non lo so quante ce ne vuole in effetti. Allora fammi una cosa, zio, fratello caro, zio. Mi dici, ma guardi un attimino bene le etichette, quanto ce ne vuole allora? E io prendo l'altro, quello vecchio, e lui guarda quello nuovo. Zio, l'hai trovato quanto ce ne vuole?
e lui guarda, e io guardo. Io non lo trovo, e mio zio, 3 litri all'ettaro, dai 3 ai 4 litri e mezzo all'ettaro, e io non trovo niente. E lui fa, l'ho trovato, e dai, l'hai trovato veramente? Sì, l'ho trovato. E che c'è scritto? 1 litro ogni 100 litri. Ah, allora abbiamo risolto. Fammi vedere. Ecco, vedi, 1 litro ogni 100 litri. Interessante sta cosa. Io dico. Zio, ma allora mi viene la domanda. Se c'è questo, quanto contiene? 1 litro contiene. Ah, ma io ci devo mettere 2 tappi in 10 litri. E quant'è sto tappo rispetto al litro che mi deve dire per 100 litri? Ma quante ne voi sapete? Se vado tappi, insomma, si capisce, 1 litro di 100 litri e 2 tappi. No, gli ho detto io. Aspetta, ci sarà una risposta. Ma come? Vado a prendere il tappo. Zio, guarda un po'. Cosa c'è scritto? C'è scritto che un tappo fino all'orlo, la tacchetta sull'orlo, c'è scritto 75 millilitri. Che vuol dire? E mio zio, vabbè, che vuol che sa, 75 millilitri. No, vabbè, perché quanti se ne so di sti millilitri in 1 litro? Per capire se quanti tappi mi può basta per fare 1 litro che corrisponde a 100 litri. Non si può, cioè, quanti ne fa? Ma tu è troppo difficile, la fai. Sono 2 tappi, dai, non ce ne potremmo perdere tempo a contare quanti millilitri fa un tappo e quanti in proposizione quanti ne fa per 10 litri. Sai quello che è, insomma. No. Io non lo so. Ragazzi, a voi la risposta, opinione di Luzio. Storie vere di quotidiana crudeltà.